Certo, tutti sanno che Morgan, Marco Castoldi, è un assoluto fuoriclasse quando c'è da far parlare di sé. Sicuramente ora non sta vivendo il suo momento d'oro, ma con la sua risaputa risolutezza il cantante non le manda a dire. Scopriamo cosa ha rivelato in un'intervista con il Corriere della Sera su quanto pensa in merito al noto talent show di Sky Decimo Factor. Ricordiamo che la sua ultima apparizione televisiva in qualità di giudice per un talent è stata ad Amici 2017, quando dopo alcune puntate, la squadra di ragazzi da lui capitanata si è ammutinata chiedendo la sostituzione del loro coach. Da allora il cantante non ha più partecipato a show musicali. Di certo il conflitto con Maria De Filippi non ha riservato nulla di buono a Morgan, divenuto ormai per sua stessa ammissione un emarginato. L'uomo però, consapevole della sua attuale posizione, non si lascia scoraggiare e dichiara: «Ho cercato come lui», riferendosi a Gaber, «di essere musicista in TV, non cedendo ad altre logiche, e poi mi hanno cacciato tutti». O ti vogliono tutti o ti emarginano tutti. Vivono nell'idea che le cose funzionino per botte di fortuna. Se va di moda la rucola, mangiano la rucola. In Italia siamo gregari. Il risultato è che in TV è tutto uguale, agghiacciante. Commenta Morgan non senza polemica al sistema televisivo vigente, ma convinto del suo modo di agire e di essere, prosegue: «Ho dimostrato che sono il più televisivo tra i musicisti. Ho sempre fatto picchi d'ascolto. I signori della TV però ti dicono: devi allargare il discorso. Ma largo cosa vuol dire? Intendono basso? Abbassa il livello di quello che dici. Quando gli chiedono se accetterebbe di tornare a fare il giudice di un talent, risponde: «No, vivo per il domani». Resto il giudice, che ha vinto di più al mondo, virgola, non sarà facile vedermi di nuovo al banchetto dei gelatai di X Factor. E non è bello come tutto è degenerato. Era partito come uno show nobile, ora è una cosa squallida e patinata. Virgolette per l'ex compagna Asia Argento, virgola, che siederà nella prossima edizione al banco dei giudici, virgola, il cantante spende solo parole di lode. Lei è bravissima, se ne intende di musica, mi ha fatto conoscere cose che non sapevo e non vi e di o l'ora lo faccia col pubblico. Sarà un gran lavoro, sicuramente superiore a tutti quelli che mi hanno succeduto. Mi piacerebbe, idealmente, essere contro di lei in giuria. Sarebbe una partita ad alta tensione musicale. Se me lo proponessero,
direi di no. Thank you.